Siamo con Massimo Castelli, sindaco di Cerignale. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie di avermi invitato, insomma. Sindaco, ci parli un pochino del suo comune, quanti abitanti? Il mio comune è in provincia di Piacenza, nel profondo nord, aree interne, 700 metri di altitudine, 124 abitanti, 1 milione di alberi. 1 milione di alberi, simpatica. Senta sindaco, lei è anche delegato dell'ANCI, delegato nazionale per i piccoli comuni. Si fa un gran parlare del piano nazionale di ripresa e resilienza. Come ritiene che i piccoli comuni possano utilizzare questa grande opportunità nella stagione delle riforme? Ci vuole un'idea di paese che tenga dentro tutti. Il PNRR è un'occasione per tenere dentro tutti, aree interne, città medie, città metropolitane, cioè il senso, la politica di coesione. Non possiamo lasciare indietro nessuno e mi viene da dire, in questa congiuntura mondiale, o ce la facciamo tutti o non ce la fa nessuno. Qui non esistono più queste differenze, le tecnologie, le nuove politiche ci devono aiutare a togliere queste distanze e avere un paese tutto in serie A che competa sulle sfide globali, mentre adesso abbiamo paesi anche in serie C. Molti paesi, molti borghi non hanno rete, non hanno connessione, hanno strade disastrate. Abbiamo un'Italia ancora molto indietro, che principalmente nella parte meridionale del paese, ma anche nel profondo nord, nelle aree interne, abbiamo queste grandissime difficoltà. Ecco, dobbiamo avere un progetto di paese che tenga dentro tutti. Ok, ANCI insieme al Formez e al Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lanciato questa iniziativa Piccoli, riguardo proprio ai piccoli comuni. Una battuta su questo. Questa è una grandissima idea, una grandissima iniziativa, perché noi dobbiamo riuscire a dare competenza ai nostri dipendenti proprio per affrontare il PNRR, ma soprattutto per dare migliori servizi ai nostri cittadini. È una grande idea che io vorrei, la vedo così come se fosse una sorta di sperimentazione, ma vorrei almeno un programma decennale di affiancamento delle pubbliche, soprattutto dei piccoli comuni, per formare il personale. Non possiamo fermarci, diciamo, ai 500 comuni che hanno aderito, a quelli, ai 2000 che hanno aderito e che saranno raggiunti. Noi dobbiamo ragionare sui 5500 piccoli comuni che hanno necessità di questo, con un'azione, io dico, di formazione strutturata, e mi viene da dire in automatico, neanche che uno debba fare domanda, perché lì vorrà dire riuscire poi a coniugare appunto questa idea di paese che dà a tutti le stesse opportunità. Benissimo sindaco, un grande in bocca al lupo anche per il lavoro in ANCI. Grazie a voi, tanto ci vediamo, siamo partner di questo progetto, siamo una grande famiglia e lavoriamo per i nostri territori, per i nostri cittadini. È un impegno che ci vede tutti comuni, tutti insieme, con questa grande forza, e dobbiamo un po' prendere esempio dell'Italia sportiva, che ha fatto tantissimo in questo anno e ci dà questo stimolo per andare avanti e per essere i migliori nel mondo come possiamo esserlo.